sono proposti quattro esercizi sul pendolo balistico. Facciamo questo che è il terzo. Dobbiamo calcolare la velocità del proiettile, i dati sono la massa della pallottola, del pendolo, quindi il blocco di legno, la lunghezza del filo e l'angolo di inclinazione massima. Poi c'è anche da vedere quanta energia meccanica si è dissipata nell'urto in forma termica, cioè in calore. Questi sono i dati, l'incognita, qui vediamo la pallottola che si conficca nel blocco di legno, questa è la fase dell'urto. Questa invece è la fase di salita del blocco di legno con il proiettile che sale fino a questa altezza H. Conosciamo già le tre formule, quindi nell'urto si conserva la quantità di moto, durante la salita si conserva l'energia meccanica che ancora è rimasta dopo quella che si è trasformata in calore e poi c'è la relazione tra l'angolo e l'altezza. La nostra incognita è la velocità del proiettile, questa qua. La possiamo trovare dalla prima formula dopo aver trovato però V', che è la velocità con la quale parte il blocco e il proiettile insieme dopo l'urto. Però V' non la conosciamo, la dobbiamo ricavare dalla seconda formula. Però nella seconda formula per ricavare V' abbiamo bisogno di sapere l'altezza massima raggiunta, H, che non conosciamo, che però possiamo ricavare dall'ultima formula, quella che lega l'altezza massima all'angolo. Infatti noi conosciamo l'angolo di 40 gradi, quindi ricaveremo l'altezza massima. La sostituiremo qua, quindi nell'equazione di conservazione dell'energia meccanica, durante la salita. Quindi sostituendo H troveremo V'. V' lo sostituiremo a ritroso qua e troveremo la velocità della pallottola. Cominciamo quindi dall'ultima equazione, ricaviamo H con la formula inversa. Raccogliamo la lunghezza del pendolo, sostituiamo i valori 1,20 m per 1 meno il coseno di 40 gradi e otteniamo un'altezza di 0,281 m, sono 28,1 cm. Questa altezza la andiamo a sostituire qui, ricaviamo con la formula inversa V', che è questa velocità qua, quindi la radice quadrata di 2gh. Al posto di h mettiamo 0,281 m appena trovati. E quindi otteniamo che tutto il sistema dopo l'urto parte con una velocità V' di 2,35 m al secondo. Sostituiamo questo valore qua, eccolo, e facciamo la formula inversa per trovare la velocità della pallottola. Quindi dobbiamo dividere m più m diviso m della pallottola. Sono 5,100 kg la massa complessiva del sistema, 5 kg. Più 0,100 kg che è la pallottola, diviso la pallottola che è 0,100 kg. E per V', che è la velocità che abbiamo appena trovato, con cui parte il sistema dopo l'urto. Alla fine del calcolo abbiamo quasi 120 metri al secondo, la velocità della pallottola. Per calcolare il calore prodotto nell'urto a causa dell'attrito intenso che frena la pallottola e la fa conficcare nel legno, dobbiamo calcolare prima l'energia meccanica prima dell'urto, quindi della pallottola sola, energia cinetica 1/2 mv/s, 1/2 massa della pallottola, velocità della pallottola al quadrato che abbiamo appena calcolato e troviamo circa 716 joule di energia meccanica iniziali, che è l'energia cinetica della pallottola. Andiamo a vedere dopo l'urto il sistema parte con questa velocità V' e la sua energia meccanica è l'energia cinetica, quindi è 1/2 la massa complessiva per questa velocità V' che abbiamo calcolato prima e era 2,35 m al secondo, quindi per 2,35 m al secondo al quadrato. La massa complessiva è 5,100 kg, risultato 14 joule. Allora l'energia meccanica era 716 joule prima dell'urto. Dopo l'urto quella residua è rimasta soltanto 14 joule. Vuol dire che la differenza, 702 joule, cioè quasi tutta, si è trasformata in calore. Poi questi 14 joule residui di energia meccanica sono quelli che il pendolo conserva durante la salita. Quindi riassumendo, pallottola 716 joule di energia meccanica, di cui quasi tutti 702 joule diventano calore nell'urto, rimangono 14 joule di energia meccanica residua, questa energia meccanica di 14 joule si conserva durante la salita, trasformandosi da cinetica a potenziale gravitazionale.